Wahegooge, ben ritrovati dal vostro Andrea Cron 1 su Pokémon Ultra Sole. Si va oggi ad affrontare il maestro e capo indiscusso del team Rainbow Rocket, Giovanni. Ad ogni modo, Cooge, vi dirò subito che oggi termina, attenzione, l'episodio del team Rainbow Rocket e si ferma la serie purtroppo per un'altra intera settimana. Perché? Perché da domani inizio a caricare Yo-Kai Watch Sushi. Dovrei caricare 2 video al giorno per la prossima settimana, ma ricomincerò dalla prossima settimana, dopo questa che viene, a ricaricare appunto Pokémon Ultra Sole. Caricherò Yo-Kai Watch 3, Pokémon Ultra Sole e, se riesco, anche qualcos'altro tipo Inazuma Eleven. Probabilmente a volte ci saranno solo un video al giorno, a volte ce ne saranno 2, o a volte caricherò 2 video di ogni serie. E poi la domenica vedrò quello che mi capita. Quindi volevo giusto avvisarvi di questo piccolo fatto. Però io direi che ora bisogna andare. Oh mio Dio, Gekis! Guardalo lì! Mi stavo giusto domandando cosa potesse essere tutto questo baccano. E così siete riusciti ad arrivare fino all'ultima stanza. Infatti dico, ma non ci manca Gekis? Forse non c'è. Devo dire che mi aspettavo di meglio dai capi venuti dagli altri mondi. Chi è lei? Dov'è mia madre? Madre, hai detto? Sei la figlia della direttrice. Il mio nome è Gekis. O Gekis. Dovrebbe essere Gekis. Chiamiamolo Gekis. Gekis, capo del team Plasma. Sono stato chiamato anch'io da un altro mondo, proprio come gli altri capi che hai sconfitto. Non temere. La direttrice è di là che dorme beata. Mamma! Non così in fretta. Si tolga di mezzo. Non posso lasciarvi passare. Mi sono chiesto perché io sia stato inviato in questo mondo. Ci ho riflettuto a lungo e finalmente ho trovato la risposta. Il mio destino è visitare gli altri mondi e liberare i Pokémon dal gioco degli esseri umani e diventare l'unico detentore del potere in tutti i mondi esistenti. Tuttavia, per realizzare il mio destino ho bisogno di un burattino da controllare a mio piacimento. Il capo del Team Rocket sarebbe perfetto. Un uomo votato alla pura malvagità. Una volta posto sotto il mio controllo, mi basterà farlo diventare re per ottenere il potere assoluto su ogni cosa. È più facile controllare un essere umano con degli obiettivi palesi, piuttosto che un essere vuoto, senza pensiero e senza cuore. Quindi siete avvisati, non ho nessuna intenzione di lasciarvi interferire con i miei piani. A quanto pare, non sono stato abbastanza convincente. Va bene allora, preparati a incassare una clamorosa sconfitta! Sì, ma stai calmino. Gekis, Team Plasma. Kofagrigus. Non vi preoccupate, questo ci sbarazziamo duro in 4 e 4 8 e andiamo a combattere anche Giovanni. Accidenti. Resistente l'amichetto. Ah, ora abbiamo lo stesso attacco? Bene, peggio per te. E invece no, è peggio per me. Ah, ci picchia, fuoco fatuo. Eccolo dove voleva arrivare. Eccolo dove voleva arrivare lui. Ah, non gli faccio nulla, mo. Ah, ricarica totale. E già l'ha sprecata, ottimo. È fatta. È fatta, ragazzi, è fatta. Sapete che faccio? Aspetto ancora un attimino. Voglio vedere che attacchi ha. Voglio vedere cos'altro c'ha. Pari attacco, fuoco fatuo. Palla ombra. Quanto è forte? Ma neanche tanto, allora vado con ricarica totale. No, volevo vedere che attacchi avesse, perché comunque sia dico, fammi un attimo vedere che attacchi è invece di sprecare ricarica totale. Devo dire che è la prima volta che vedo Kofagrigus disegnato, tra virgolette, in sesta o settima gen.
Davvero bello. Non mi ero mai reso conto di quanto fosse bello in queste nuove gen. Non gli faccio nulla. Ma lui va con fuoco fatto un'altra volta. Allora va bene. Va bene. Vado un attimino con ricarica totale finché non va KO. Ecco, fa Grigus, se ne va. Uno in meno. Ah, Buffalant. Buffalant è forte, ragazzi. Accidenti. Di questo davvero ho sempre avuto paura. Cavolo, 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 cavolo. Infatti sì, infatti sì. Vabbè, non potevo aspettarmi altro. Che gli faccio? Mando Leopop con canto effimero. Vado con forza lunare, è più forte. Ecco, Ricciolata è molto forte come attacco. Guardalo, guardalo! Per un pelo proprio, accidenti! Mannaggia Gecis. Mannaggia Gecis, sì. Ah, un'altra ricarica totale! What? Oh! A saperlo facevo forza lunare. Che Gecis abbia più di una ricarica totale? Sì, ce ne aveva due. Accidenti. No, non posso già andare con il potere Z. No, no, no. Te lo scordi, Gecis, te lo scordi proprio. Che vado già con il potere Z. Sembra appunto che Ricciolata mi tolga il massimo. Il massimo dei danni mi fa. E mi lasci con 9 punti salute. Va bene. Non hai alcun problema. Sì, 9 era il massimo dei danni che mi lasciava. Ok, ok, ok. Eccolo, ora dovrebbe andare KO con le sue stesse mani. Wow. Wow, chi manda? Ora sono curioso. Bisharp. Oh, questo è facile. Sarà molto semplice da mandare giù Bisharp. Che ci vuole? Lancia fiamme e via. E ora? Hydreigon! L'unica cosa per contrastare Hydreigon. Anzi, Hydreigon è tedesco, dry. L'unica cosa per contrastare Hydreigon è Leopop con forza lunare. L'unica. Oddio, anche Ramona con Drago Pulsar se sono più veloce. Però andiamo intanto con Leopop con forza lunare. Gran voce. Ok. Grande. E a Dragon se ne va. Ottime statistiche. Zekrom. No, rimango. Anche lui è tipo drago. Drago elettro, se non erro. Forza lunare. Oh! Oh! Attenzione! Luce Siluro evita l'attacco! Vabbè, mo va bene. Mamma mia! Oh, ragazzi, che... Ah, che bello, un po' di culo anche a me ogni tanto. Vai, vai, ragazzi. Drago Pulsar e via.
Ciao ciao Gachis! Bye bye! Sconfitto da un allenatore senza fame e senza nome, inaccettabile! Inaccettabile! Che cosa succede? Io sono il fondatore del Team Plasma, l'unico padrone del mondo. È stato sconfitto, mi porti di mia madre adesso. Non può essere vero, non posso accettarlo. Sconfitto io, è inconcepibile. Io non perdo mai, io sono imbattibile. Piccolo intruso, se ci tieni alla vita della figlia della direttrice, getta subito tutte le Pokéball. Andrea, taci! Le tue Pokémon stanno vibrando. Sono i tuoi Pokémon che fremono dalla rabbia. Che scena commovente. Forza, getta le Pokéball. Non ci penso neanche. Non hai sentito quello che ho detto a Moccioso? Forse non vuoi capire. Non mi lasci altra scelta. Saluto la tua amica. Non sei cambiato affatto, Gachis. Sempre fedele alle tue ambizioni, vedo. Tu! Ci incontriamo di nuovo. Sono lieto di rivederti, Lilia. Forse ti ricorderai di me, ci siamo visti qualche volta in laboratorio. Signor Agramio! Felice di rivedere anche te, Andrea. Cicerea mi ha informato della situazione. Spero mi perdonerai se ho deciso di usare la croncongegna di mia invenzione per seguirti senza essere notato. Sembra che questo Gachis vi stia dando delle grane. Dico questo perché viene da un mondo diverso da quello del Gachis che conosco io. Quindi tu saresti la croma di questo mondo. Perché mai vorresti mettermi i bastoni fra le ruote? Non capisco. Perché dici? Semplice, perché ti detesto. Cosa mi sta succedendo? No! Lo sto ancora testando, ma sembra che funzioni a meraviglia, anche se usata a ripetizione. Beh, non mi sorprende. Non mi sarei aspettato niente di meno dal mio acro congegno numero 1102. Signora Cromia, grazie per averci aiutati. Come è riuscito a liberarsi di lui? Beh, senza scendere in dettagli tecnici, ho allineato il canale dimensionale e l'ho rispedito nel suo mondo. Tuttavia, è importante tenere a mente che la potenza di Gachis è pari alla sua ambizione. Non è un avversario da sottovalutare. Posso solo sperare che ora che ha conosciuto la sconfitta se ne starà tranquillo anche nel suo mondo d'origine. Speriamo. Ad ogni modo non sarà affatto facile far tornare il Leader Paradise a come era un tempo. Sono coinvolti troppi mondi diversi. Forse potrei usare l'acro congegno per far tornare tutto com'era. Ma per farlo dovremmo prima riuscire a liberarci dell'uomo malvagio che si nasconde nel cuore di questo castello per neutralizzare la sua influenza nefasta. Quindi tutto si sistemerebbe se sconfiggessimo il capo del Team Rocket? Proprio così. Sei sempre stata una ragazza sveglia, Lilia. Va bene, allora vado a studiare il castello. Pensate voi al resto. Lilia. Grazie. Ed ora ce la faremo ad affrontare il vero capo? Guarda, guarda. Sapevo che c'erano degli intrusi, ma non pensavo che si trattasse di due ragazzini. Dunque siete riusciti a sconfiggere i capi degli altri mondi? Che delusione. Contavo su di loro, ma evidentemente mi sbagliavo. Devo riconoscere che siete davvero abili. Siete arrivati fin qui, complimenti. Lei è il capo del Team Rainbow Rocket? In carne e ossa. Il Team Rocket voleva conquistare il mondo servendosi di tutti i Pokémon. Ma il Team Rainbow Rocket è un'organizzazione ancora più grande e mira molto più in alto. E io, Giovanni, sono il capo indiscusso. Mamma, stai bene, mamma! È addormentata e lo rimarrà per un po'. Mi sto servendo dei poteri di un'ultra creatura per mantenerla in questo stato. Quando si risveglierà, sarà diventata una delle mie collaboratrici più fedeli. Cosa? Ma è tremendo! Lei è un mostro!
Il Team Rainbow Rocket conquisterà tutti i mondi esistenti e creerà un esercito di UCI. Per questo abbiamo bisogno della Fondazione Aether e delle sue tecnologie che tanto devono alle conoscenze scientifiche di altri mondi. Avrete tutta la mia stima per essere arrivati fino a qui. Apprezzo le vostre capacità e per questo voglio farvi una proposta. Volete unirvi al Team Rainbow Rocket e mettere la vostra abilità al nostro servizio? Ragazzi, non odiatemi, ma io dico di sì. Fai lo spiritoso? No. Veramente no. Spinato da moccioso. Una simile situazione non mi si addice affatto. Cosa? Davvero, Giovanni? Anche se per qualche motivo ha un che di familiare, provo quasi nostalgia. Ah, eccolo! Ora ti riconosco. Vuoi davvero affrontarmi? Allora preparati, ti farò pentire della tua insolenza! Ok, Giovanni si è visto chiaramente che ha una Master Ball. Ora io andrei direttamente con Zufa per liberarmi di Dagtrio, che va di terra in testa, attenzione! Beh, Giovanni è famoso per avere Pokémon di tipo terra e roccia. E Zufa va a segno tranquillamente, ragazzi. Ora dipende da chi manderà lui, se manderà un Pokémon veloce o un Pokémon lento. Nidoking. Terra veleno. Potrei mandare Leopop. Prenderei qualche danno, ma con canto effimero dovrei riuscire a mandarlo via. Anche con la terra in pesta, anche con la terra in pesta. Ah! Vele in puntura. So che potrebbe mandarmi KO Ramona con un attacco solo, ma devo pur fargli dei danni. No, chi manda? Rhyperior! Oh mio Dio! Otto turni dura la tempesta di sabbia? Accidenti! Mando Mankey, mando Mankey. Zuffa, Zuffa, Zuffa. Aspetta. Zuffa, per forza. E vai. No, ha resistito! Anche con brutto colpo! Beh, almeno con canto effimero mando KO almeno lui. Questa volta manda Nidoqueen. Ragazzi, stavolta è dura.
Stavolta è davvero dura. Non sono ben equipaggiato per affrontare Giovanni. Non ho abbastanza revitalizzanti, ragazzi. Purtroppo lo sto affrontando male. Sto affrontando Giovanni in maniera errata. Non ho una strategia, non ho nulla. Purtroppo Pokémon che mi counterano Leopop. Niente, questa la perdo, vabbè dai. Ritornerò più preparato. Ritornerò molto più preparato. Purtroppo un piccolo aiuto ci vuole sempre. Stavolta però le cose sono un po' diverse, Giovanni. Stavolta vincerò a tutti i costi. Dactrio setta la terra in pesta e quindi sono andato a colpo sicuro sul Leopop. Canto effimero e va giù. Ora manda Nidoqueen. Resto in campo. Fango ondata è forte, ma potrei resistere. Potrei. Fangonda, vabbè, è uguale. Fangondata, fangonda. Eccolo! E lì la volevo! E lì la volevo! E vai, un'altra in meno. Vai così. Ora rimango con Leopop. Prendo il danno che mi fa Nidoking, qualsiasi cosa sia. Qualsiasi cosa sia, vedo in puntura perfetto, perfetto. Ora, chi mando? Necrozma? Eh sì, cacchio! Geyser fotonico! Sì. Va bene. Guarda Necrozma come prende il danno. Guardalo lì. Cosa? Mi resiste Nidoking? Allora ragazzi, qui qualcosa non quadra. Vai con ricarica totale. Anche lui. Perfetto, si riparte da zero allora. Solo che a me la tempesta infligge danni, a lui no. Voglio giocarmela proprio divertendomi. Mi voglio divertire stavolta. Mi voglio divertire a tutti i costi. Vai! Vai con ferro scudo, baby! Vai, zio! Ho le pozioni max, usiamole. L'unica cosa che potrebbe farmi danno ora sono attacchi speciali. Guardalo lì! Non mi fa nulla! Buffone! Vai con Geyser fotonico. Voglio farla ancora più sporca. Un altro ferro scudo, vai! No, stavolta voglio fargliela pagare. Mi ha costretto a togliere Butterfree dalla squadra. E questa volta non gliela perdono. Questa cosa non gliela voglio perdonare. Vai, un altro, al massimo! Lo finisco con notte spersa tanto per gradire. Io ragazzi davvero per usare Pokémon leggendari io devo proprio essere in difficoltà. E il figlio di una buonissima donna mi ha avvelenato. No. Rimango in campo. Lei non mi conosce. E il Reperio se n'è andato. Ed ora. Davvero sono cacchi amari.
Si mega evolverà Mewtwo? Non lo so se si mega evolve. Vediamo. Ah! Proprio la X? Terremoto. La cosa brutta è che il potere Z fa diventare una mossa, non mi ricordo quale, una mossa Z, però non ce l'ho, quindi vado con notte sferza. E quanti danni gli faccio? Quanti gliene faccio? Pochi. È finita. È finita così. È stata una dura lotta. Vero che allenato i tuoi Pokémon con la massima cura. Sarebbe davvero sciocco da parte mia sprecare tutte le mie forze per schiacciare un ragazzino. Sì, e va bene. Ti cedo l'Elder Paradise. Sappi però che il mio Team Rainbow Rocket non tramonterà mai. Non dimenticarlo. Per questa volta finisce qui. Spero che le nostre strade si incrocino ancora e che potremmo misurarci di nuovo in una lotta. Castello è scomparso. La Crocongegni si è attivato e la villa è tornata quella di prima. Significa che il Team Rocket si è ritirato. Signora Cromio, Guzman. Oh, ce l'avete fatta. Cioè, alla buon'ora. Sarà stato un gioco da ragazzi per un allenatore come te. Grazie al legame che hai con la tua squadra riesci davvero a ottenere il meglio dai Pokémon. E a quanto pare con la sconfitta del capo del Team Rocket tutti gli intrusi che si era portato dietro sono tornati nei loro mondi. Bene, ho deciso quale sarà il mio nuovo campo di ricerca. Meglio che vada adesso. Alla prossima! La Cremette aveva una scienza straordinaria. E anche molto strana, non è vero? Dove sono? Lilia, Andrea... Direttrice! Meme! Andrea è riuscito a scacciare il Team Rocket. Il Team Rocket deve aver corso un grande pericolo. Sì, ma è stato davvero fortissimo. Andrea, mi hai salvato per la seconda volta. Te ne sono davvero grata. Vicio! Direttrice, come sta? Tutto bene? Sì, mi gira ancora un po' la testa, ma sto bene. Tu, Vicio, stai bene? Sì, sì, io sto benissimo, non si preoccupi. Non so che sollievo sapere che lei sta bene. Mamma, mi ci ha fatto una cosa orribile. Oh, signorina Lilia! Attacco del Team Rainbow Rocket, deve averla davvero scossa. Non è che la mia madre le sta giocando dei brutti scherzi? Non avrei mai aiutato il Team Rainbow Rocket a prendere il controllo della fondazione con l'unico scopo di fare carriera. Oh, Vicio. Mi dispiace, la scongiuro, mi perdoni. Andrea, non so davvero come ringraziarti per aver salvato l'Elder Paradise. E anche mia madre se ne salva. Le stanno facendo degli esami approfonditi, ma sembra che sia tutto a posto. Quanto è Vicio? Vicio, sbrigati, ci sono ancora parecchi scatoloni da spostare. Perché devo essere a fare un lavoro simile? Perché sei un sottoassistente factotum. Forza, sbrigati. Sottoassistente? Vi prego, sono molto di più. Ne dovrà fare di strada per ridiventare capo filiale. Ah, a proposito, stavo quasi per dimenticarmi. Ho qualcosa per te. E la Peppa! Oh, oh!
Credo che siano i fondi con cui quelli del team Rainbow Rocket volevano finanziare i loro piani. Erano nascosti nella stanza della direttrice. Mi raccomando, fanne buon uso. Ehi, Cicero, ti prego, vieni a darmi una mano. Va bene, arrivo subito. Con permesso. Devo andare. A dopo. L'Ether Pearl è sotterrata ancora di una volta. Ed è tutto merito tuo, Andrea. È terribilmente preoccupata per mia madre e quelli del team Rainbow Rocket fanno davvero paura. Ma è stato bello vivere una nuova avventura a tuo fianco, Andrea. Ti ringrazio dal profondo del cuore. Se un giorno deciderò anch'io di fare il giro delle isole, vorrei che tu fossi al mio fianco, Andrea. Beh, meglio che vada adesso, ciao! Quel ragazzino ha davvero talento. Ma ora è tempo di studiare come attuare il mio nuovo piano. L'ultima frase di Giovanni è stata particolare, che ci sia un ritorno nel nuovo gioco Pokémon sarebbe davvero fantastico. Ad ogni modo, Kuj, oggi si conclude l'episodio Team Rainbow Rocket. Io come sempre non posso fare altro che ringraziarvi per aver seguito anche questo video. In descrizione vi ricordo che ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con la nuova serie Yo-Kai Watch 3 Sushi. Bye bye!